Si va in scena per la solidarietà al Teatro Apollo di Crotone in 3 serate diverse, ovvero il 20 ottobre, il 15 dicembre e il 15 marzo. A calcare il palcoscenico sono i magistrati di Crotone per l'iniziativa benefica a favore dell'ospedale San Giovanni di Dio e la parrocchia di Fondo Gesù e per la ricerca scientifica per la cura della fibrosi cistica. L'associazione crotonese Solidarietà ha programmato queste iniziative solidali in collaborazione con alcuni magistrati del Tribunale di Crotone, ma aprendo questa volta anche al mondo delle diverse associazioni presenti sul territorio e ai cittadini. È una città generosa su questo perché ha in sé proprio il dono di comprendere i momenti di difficoltà di chi ha bisogno e, nonostante la crisi economica che attanaglia la città, certamente non si tira indietro. È stata sempre generosa nei confronti di Solidarietà, e ripeto, è un'associazione che è aperta a tutti, ognuno può farvi parte purché venga con intenzione, diciamo, di sapere che tutto quello che noi facciamo e raccogliamo il mattino dopo viene devoluto per opere. Generalmente ne gode l'ospedale civile che ha tanto bisogno, ma tutte le altre parrocchie, insomma comunità, anche nel nostro piccolo, quando c'è stato quell'infortunio sul lavoro per la caduta del muro, abbiamo dato quello che abbiamo potuto di sostegno alle famiglie in un primo intervento, perché poi è chiaro che intervengono le autorità, interviene tutto quello che c'è da fare in questi casi. E quindi ricordavo poco fa che eravamo molto molto pochi all'inizio, oltre 20 anni fa. Adesso molte associazioni si stringono intorno a noi, ci aiutano in questa missione che è quella di fare del beneficenza.